Ciao a tutti! Allora, finalmente ci siamo! È online il videocorso sulla rilegatura fatta a mano con ago e filo per gli album di foto. Quindi potete già andare sul sito e lo troverete nella sezione videocorsi. Un corso richiestissimo che mi avete chiesto in tantissime da tanto tempo, però mi conoscete, sapete che finché non conosco alla perfezione un argomento non mi piace parlarne se non sono troppo sicura. Quindi ho voluto veramente affinare la mia tecnica e finalmente, ora che sono arrivata a un livello di qualità elevato, posso finalmente fare questo videocorso e diffonderlo verso le persone che sono interessate. Ma lasciatemi raccontare un po' la storia di questa tecnica. Dovete sapere che mi sono appassionata agli album rilegati a mano molti anni fa e li vedevo nelle pagine Instagram oppure su Pinterest, eccetera. Mi sono sempre chiesta come facessero a realizzarla. Vedevo che non c'era colla, vedevo che le pagine erano tutte unite e notavo queste sporgenze, queste pieghe tra una pagina e l'altra, che mi sono sempre chiesta a cosa servissero. Quindi, non trovando corsi, nemmeno pagamento, online, all'estero, in Italia, eccetera, in una lingua naturalmente comprensibile, che fosse inglese o italiano, ho deciso di studiare per conto mio, perché volevo assolutamente riuscire a realizzarla con le mie mani. Non è stato facile per niente. Studiare questa tecnica mi ha richiesto tanto tempo, spreco di tanto materiale, fallimenti, delusione, tristezza, ma allo stesso tempo perseveranza, e ho continuato a testare varie tecniche perché non esiste al momento, almeno fruibile al pubblico non professionista, una tecnica che ci permetta di fare un album di foto. Esistono tante tecniche per fare dei notebook, dei libri per gli appunti, per gli schizzi, eccetera, però le fotografie richiedono un altro tipo di approccio che non poteva essere lo stesso di un libro, sia per dimensioni, sia per il tipo di cartoncino utilizzato, sia per il fatto che poi noi dobbiamo personalizzarlo, eccetera. Quindi ho dovuto veramente fare un lavoro ad hoc, da zero, che probabilmente, sapendo tutto quello che c'era da fare, un'altra persona non avrebbe fatto. Ma io sono molto molto testarda e quindi ci sono riuscita. Adesso quindi mi sento di condividerlo con voi. Per me è un dono molto molto prezioso, deriva dallo studio di libri, dallo studio di video e, come vi ho detto, dalla mia esperienza diretta e personale. Sono riuscita a fare qualcosa che è del tutto originale, quindi non lo troverete da altre parti, almeno con queste tecniche, perché appunto le ho personalizzate a seconda delle mie esigenze. E quindi adesso sono felice di poter dare nelle vostre mani uno strumento molto molto prezioso che vi permetterà veramente di fare l'album dei vostri sogni, quello che avete sempre desiderato. Questa quindi è una novità, una cosa che avrete in anteprima solo voi, ed è quasi un passaggio magico, è qualcosa che veramente arriva prima del Natale e che quindi vi permetterà di realizzare anche dei regali molto molto preziosi. A proposito di regali, naturalmente, come da tradizione, acquistando il videocorso avrete in regalo le pagine stampabili, perché, come vedrete, per chi lo acquisterà occorre stampare le pagine in un certo modo per realizzare gli album esattamente come li faccio io, e queste pagine o sono con delle grafiche normali oppure vanno personalizzate inserendo appunto tutti gli elementi
necessari per l'introduzione di foto, personalizzazioni varie, che io vi offro come regalo. Quindi chi acquisterà il corso avrà in omaggio anche il file digitale da stampare per conto vostro per realizzare il vostro primo album, con le grafiche del mio set Soft Bloom, che è quello che appunto utilizzeremo per le pagine dell'album. Naturalmente sarà un album a tutto tondo, quindi non vi insegnerò solamente la rilegatura, ma vi insegnerò anche come montare l'album e renderlo stabile e farne una struttura unica, resistente e bella. Ovviamente non necessita di macchina da cucire, quindi io la utilizzo spesso nei miei album, però è un fatto solamente estetico, perché mi piace che abbia una cucitura tutta intorno. Però, visto che non è assolutamente necessario farla, nel videocorso non utilizzeremo la macchina da cucire e avrete ugualmente lo stesso identico risultato dei miei album. Quindi sarà una cosa del tutto facile. Vi prometto che sarete in grado, dopo aver visto il mio video, di realizzare il vostro primo album cucito senza sforzo, veramente. Poi lo sapete, i miei tutorial sono sempre molto chiari. Avrete a disposizione anche la lista dei materiali e, come regalo ulteriore, c'è anche un altro video, che è quello per realizzare una pressa, ma anche di questo ne parlerò nel corso del video tutorial per le persone appunto che vorranno acquistarlo. Grazie a questo videocorso voi potrete realizzare tantissimi album rilegati a mano, e quindi potete farli su richiesta come faccio io, potete regalarli, potete farli per voi stesse e quindi regalare alla vostra famiglia qualcosa di veramente prezioso e di duraturo, perché ovviamente hanno una struttura che li permette di durare nel tempo. È veramente un videocorso strepitoso, imperdibile, che vi darà la libertà di poter padroneggiare questa tecnica importantissima che non conosce nessuno, cioè la saprete solo voi che acquistate il corso. Quindi spero che il videocorso vi piaccia, spero che apprezziate insomma tutto il mio impegno che nel corso degli ultimi 2 anni sono stati riassunti in questo videocorso, e ringrazio in anticipo tutte le persone che lo acquisteranno. Vi mando un grosso bacio, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!